La prevenzione primaria in psichiatria, la prevenzione primaria è sempre in medicina un argomento estremamente complesso da affrontare, perché la prevenzione primaria necessita di riuscire ad acquisire la capacità di gestire problematiche che riguardano l'ambiente, riguardano la biologia del soggetto e una delle discipline con cui più difficile ovviamente riuscire a entrare nei meccanismi legati quindi alla malattia, che in qualche maniera coinvolgono l'ambiente e la biologia del soggetto e il disturbo psichico. Quindi l'ambiente inteso come famiglia, come microambiente o macroambiente, no? Quello che è l'ambiente familiare o l'ambiente generale di vita relazionale del soggetto. La scuola, se si tratta di adolescenti. Ecco, questo prevenire a questi livelli è una cosa che si cerca di fare spesso in ambito psichiatrico. Quello che serve è soprattutto, credo, più che pensare a una prevenzione primaria partendo dall'ambiente, piuttosto quello di sensibilizzare a livello educazionale, e parlo soprattutto a livello scolastico per quanto riguarda gli adolescenti, anche a livello universitario, perché quando lo studente finisce e accede all'università, ci potrebbe essere un consultorio, diciamo così, che sia in grado anche di gestire quelle che sono le scelte. Spesso queste scelte difficili sono legate a dei problemi che che il ragazzo ha. Quindi è un esempio per dirle come si potrebbe pensare a una roba del genere. Altra cosa è farla sul posto di lavoro. Nel senso, sul posto di lavoro il soggetto potrebbe avere la possibilità di parlare con qualcuno e riuscire a parlare, diciamo, preventivamente di quello che se ci sono dei problemi particolarmente stressanti, di qualche cosa che poi domani potrebbe generare non soltanto un po' di disagio, ma di generare una malattia mentale. Perché il disturbo mentale nasce da uno stressor che viene ripetuto nel tempo, se uno c'è in funzione di una vulnerabilità. Qui entriamo sull'aspetto biologico, cioè sull'aspetto di come è fatto l'individuo, di come siamo geneticamente predisposti o no a subire uno stress o a gestire gli stress, e questo evidentemente riguarda la biologia del soggetto. Conoscere la biologia del soggetto, ossia la vulnerabilità del soggetto ad ammalare, è una cosa molto complessa. Quindi pensare che noi abbiamo dei test oggi in grado, anche genetici, eccetera, è assolutamente improbabile. Non esiste nulla del genere al momento. È difficile pensare che ci sarà in futuro, come c'è per malattie tipo i tumorali o roba del genere, dove se uno ha un certo tipo di carico genetico è molto altissimo, in altissima percentuale, sviluppa quella malattia. In ambito psichiatrico, anche se si trovassero degli indicatori anche dal punto di vista genetico, però questi non sono mai sufficienti a determinare la malattia. Quindi la malattia nasce fondamentalmente dall'interazione fra l'ambiente e il soggetto inteso come entità biologica. Ovviamente la prevenzione può essere una prevenzione primaria, diciamo strettamente primaria, può essere una prevenzione, diciamo, secondaria, nel senso di lavorare su per evitare che quelle situazioni inizialmente di distress o di disagio possano poi diventare situazioni francamente di patologia. Questa credo che sia più possibile fare. L'intervento precoce in ambito psichiatrico, mentre le dicevo che sulla prevenzione forse la psichiatria è quella che ha più difficoltà, enormi difficoltà di farlo, sull'intervento precoce invece credo che particolarmente in psichiatria sia un argomento su cui si può lavorare tantissimo. Intervento precoce, ovviamente, secondo quelli che sono gli indirizzi terapeutici riconosciuti, cioè non basta intervenire precocemente nel senso di fare, per esempio, un intervento aspecifico psicologico su un soggetto che chiaramente sta andando verso una schizofrenia, in cui si è dimostrato, per esempio, che l'intervento psicologico nell'esordio schizofrenico non serve assolutamente, o un esordio bipolare. Chiaramente l'intervento psicologico, per esempio, è un qualcosa che nei disturbi ambientali, situazionali o quelli che si chiamano di adjustment, cioè di adattamento, adattativi o disadattativi, è fondamentale. Allora lì, per esempio, l'intervento psicologico ha senso farlo. E
anche lì c'è la possibilità di fare un intervento precoce. L'intervento precoce è fondamentale nel senso che deve essere effettivamente precoce rispetto a quello che è l'inizio del problema della persona, quindi una precocità reale e non precocità soltanto nel senso che questo sta male da tempo e poi noi arriviamo dopo che già questa persona è stata male parecchio tempo. E invece cercare la precocità vuol dire veramente che c'è un sistema anche di monitoraggio a livello anche di medicina generalistica, che è quello il punto fondamentale, dove noi possiamo pensare che ci sia un primo passaggio importante che faccia da detector di una situazione a rischio, e che quindi a questo punto precocemente, nel giro di qualche settimana, qualche mese massimo, si possa arrivare a dare una terapia, effettivamente qualsivoglia terapia, ma che sia un trattamento efficace e riconosciuto efficace per quel tipo di... Fondamentalmente questi ambiti riguardano, io direi che l'ambito più eclatante riguarda fondamentalmente gli esordi della schizofrenia nei giovani, parliamo sempre di giovani ovviamente, e l'esordio di un disturbo bipolare che quasi sempre esordisce con disturbo, perché l'età giovanile è più per il disturbo bipolare più che disturbo unipolare, che tende ad essere un po' più avanti. Ed è quello, nel caso del disturbo bipolare, con spesso un esordio, quasi sempre un esordio depressivo, non riconosciuto, è quello degli aspetti anedonici. Cioè, quello che di cui preoccupare, dovrebbe essere preoccupato il medico che va là, è il fatto che la persona riferisce, perché il cardine di una depressione a rischio, e quello che diceva lei era quello di dire a rischio, no? Cioè non è soltanto un po' giù cosa si può fare, è che noi siamo in situazione quasi di emergenza, lui vuole avere la conferma che si tratta di una situazione clinica, emergenziale, cioè di intervento immediato, che vuol dire per ospedalizzare sto giovane, o in ogni caso trattarlo in maniera intensiva. Ecco, quello può essere gli aspetti anedonici, no? Gli aspetti anedonici sono quello di perdita di piacere, perdita di qualsiasi tipo di gratificazione nelle attività più comuni e quotidiane. E questo vale non soltanto nel senso di perdita, soltanto perché sa, spesso il litigio con la mamma, il litigio con la fidanzata, eccetera, però non danno l'anedonia. L'anedonia è un sintomo assolutamente globale dal punto di vista del tipo di estensione sul vissuto dell'individuo, non è parcellare, l'anedonia non esiste l'anedonia parcellare, l'anedonia è un sintomo che significa che il soggetto non ha più risorse interne, non ha più capacità di resilienza in nessun ambito, che sia l'ambito familiare, l'ambito scolastico, l'ambito del gioco, l'ambito che vuole lei, ma tutti questi ambiti sono tutti bloccati, è una città spenta. Quindi a un certo punto non è soltanto spento un quartiere, in altri termini. Il discorso è quindi che il medico deve cercare di andare a capire questo rischio. L'altro rischio è l'aspetto dell'esordio schizofrenico, dove lei ha una situazione di cambiamento pauroso, nel senso di esistenziale del soggetto. C'è anche nei disturbi depressivi, è spesso difficile distinguere fra un esordio depressivo e un esordio schizofrenico. Però a questo punto c'è in genere, cosa che non è il depresso, una accompagnato a sensazioni deliranti che riguardano l'ambiente, ecco, sensazioni deliranti, soprattutto di angoscia delirante e o allucinatoria addirittura o francamente interpretativa in maniera pesante. Ripeto, questi esordi spesso sono anche legati a fatti depressivi, non necessariamente sono esordi schizofrenici, però la schizofrenia esordisce in questa maniera, meno frequentemente del disturbo depressivo, però sono qualche cosa, sono dei campanelli d'allarme assoluti, al di là della sindrome ansiosa, delle ansie, dell'insonnia, che sono cose che possono essere anche più banali e nulla di particolare, però questi sono molto più specifici. L'anedonia da una parte e le situazioni che si chiamano derealizzazione o dereistiche, che sono quelle classiche della situazione psicotica.